pomeriggio, bentornati a Domenica in Passerella, il nostro spazio dedicato alla moda, oggi con un ospite veramente eccezionale. Sono concluse da poco le sfilate a Roma di alta moda e abbiamo invitato diciamo lo stilista che ha riscosso più successo durante queste sfilate, Fausto Sarli, benvenuto, grazie per aver accettato l'invito, e Alberto Terranova, il suo braccio destro. Allora, se siete d'accordo, iniziamo a sfogliare l'album delle foto più rappresentative. Abbiamo una con Carol Alt, che voi avete vestito in più film. La tua vecchia amica, che adesso è ballando con le stelle qui su Rai 1. E poi abbiamo un'altra foto molto bella con Gina Lollobrigida, anche lei, una vostra vecchia amica che avete vestito. È venuta questa mattina. È venuta questa mattina? Benissimo, potevate portarla allora, ecco. E una foto di Liz Taylor con Dedica, anche lei avete vestita tantissime volte. Sì, sì. Lei ti aveva invitato in America? Sì, in America non sono andato. Non sei andato, meno male, guarda, per fortuna sei rimasto qui in Italia. Da noi, con noi. Abbiamo un'altra foto di una sfilata con la Premier Dame Carla Bruni, veramente una foto bellissima, un abito straordinario veramente. Come questo è stato l'abito che ha chiuso la sfilata appunto di Fausto Sarli qui a Roma, un abito rosa dedicato a Michelle Obama. Che dice? Che cosa vi ha risposto? Speriamo che sposi lo stile di Sarli, speriamo. Anche lei, perché con un abito così sarebbe veramente bellissima. Allora, dall'ultimo abito della vostra sfilata direi di iniziare la nostra sfilata di Domenica in Passerella, quindi via la sfilata di Fausto Sarli, primavera estate 2009. Sfilata. Allora, la collezione ispirata al Marocco. Sì, soprattutto ai colori. Ai colori, ai sapori, ai profumi, alle atmosfere del Marocco che io adoro. Sì. E dove tu non sei ancora stato? Dove non sono ancora stato. Ma la cosa più bella che ci hanno detto è che in Passerella si respiravano quei profumi e quelle atmosfere tipiche del Marocco. Del Marocco. Io senza essere marocchina la collezione, perché è un Sarli dannata, anni 50, rivisitato. È una rivisitazione proprio degli abiti dell'archivio di Sarli. Sì, grazie anche a Rocco Palermo e al sottoscritto e al maestro che abbiamo rivisitato il suo archivio. Come si sono comportati questi ragazzi? Sì, bravi, bravi, bravi. E sono giovani, però insomma Alberto da 20 anni lavori con il maestro. Ebbene sì, anche e quindi, Rocco. Sì. Anche Rocco. Anche Rocco. E quindi insomma avete ormai assorbito tutta l'energia e acquisito la forma mentis più che altro. Che è importantissima. Sì. Sì, perché spesso si dice no, poi dopo chissà come continuerà. Invece voi siete già da anni dentro la collezione, nella preparazione di tutto. Maestro, tu scegli anche le musiche, tutto. Maestro proprio in tutto, anche in questo, perché pensa che chiaramente bisogna fare un ricambio generazionale e affidare soprattutto un marchio così importante a persone di fiducia. Anche perché questa è la sfilata numero 120, 60 anni di alta moda per Fausto Sarli, veramente un applauso. Addirittura c'è stata una standing ovation alla sua sfilata al finale, meravigliosa, è stato commovente. Molto, molto. Cosa si prova alla sfilata numero 120? Un po' di stanchezza. Però è sempre un piacere. E state già pensando alla prossima, immagino. La prossima sarà più impegnativa, perché l'inverno è più pesante. Quindi sarà più impegnativa, più pesante l'inverno? Sarà molto impegnativa, perché dobbiamo quantomeno eguagliare la qualità e la perfezione di questa primavera estate. È vero, perché riuscite sempre a superare voi stessi, che è difficile. Infatti c'è chi sa questa volta, e invece io devo proprio confermare, guardando queste meraviglie, questi abiti veramente unici, emozionanti. Questi abiti trasmettono veramente un'emozione, la gioia di vivere in questo momento un po' di deserto, fatto anche di crisi economica. Certo. La luce del deserto era l'abito che chiudeva la collezione dedicato a Michelle Obama, ma anche una speranza che si possa in qualche maniera trovare pace finalmente in quell'eterno conflitto israelo-palestinese. Certo. E Michelle, che l'abbiamo definita audace della speranza, speriamo che porti un po' di luce. Speriamo. Come queste creazioni, ecco, come questo abito, anche questo con i colori del deserto, questo corpetto completamente ricamato a mano, perché questi abiti sono tutti realizzati nel vostro atelier. Tutti nell'atelier.
anche i ricami, tutti. Anche i ricami. E quindi quanto tempo ci vuole per realizzare un abito così? Ci vogliono anche mesi di lavoro, perché prima di arrivare a un prodotto così finito si passa dal disegno alla realizzazione del modello in carta e sì, poi alla realizzazione del modello in essere. Certo. Quindi magari si stravolge completamente un progetto dal disegno. E in questo caso devo dire, infatti l'ho detto più volte anche, che le realizzazioni in questo caso hanno superato il bozzetto. Addirittura, sì, addirittura. Sì, quindi sì, insomma una gara continua a migliorare sempre. Questo è un merito, veramente un vanto per l'Italia, perché avere ancora degli stilisti, degli artigiani così e degli stilisti come voi, insomma per noi è un gran vanto. Insomma, sì, questi abiti potrebbero sfilare benissimo anche a Parigi. Ce lo auguriamo. Ma noi vi vogliamo comunque tenere in Italia, mi raccomando, però con un evento speciale, no? Dopo 120 sfilate. Ma speriamo bene che l'evento speciale possa arrivare a breve. Comunque noi adesso ci godiamo questa prestigiosa tua passerella. Grazie. Per noi veramente è una gioia. Allora, vediamo questo abito, perché poi voi avete anche molte spose che si rivolgono, sì, a voi, insomma, alle varie cerimonie, quindi gli invitati, la sposa, la mamma della sposa. Questa potrebbe essere una giovane. Le nostre clienti internazionali dicono it's different. Cioè è qualcosa di diverso. Di non visto. Certo. Questa è la materia, l'organza lavorata, ecco, con una tecnica e una costruzione tipica moresca. Mm-hmm. E riusciamo a creare questi piccoli capolavori che poi incontrano il gusto anche delle giovanissime. Di tutto il mondo, poi. Di tutto il mondo. Voi avete, certo, veramente clienti internazionali. È vero. Questo è un altro abito da sposa. Sì, che sì, però sì, se fosse nero potrebbe essere benissimo un abito da sera. Da gran ballo, perché blu. No? Perché rosso, no? Perché no? Perché certo, veramente straordinario, bellissimo. Come il prossimo, che io vedo che anche quello, Dulcis, insomma, è un'altra sposa giovane, elegante, moderna. Moderna, raffinata, vero? Ma giovane. Giovane. Questi petali, questo è bellissimo. Questo devo dire che se mai mi dovessi sposare farei un pensierino. Abito così. Questo è un corpino tutto lavorato, tutto tagliato, ricamato e poi reso leggero da questa gonna balze di organza. È un po' civettuolo lo spacco davanti, però è quello che le ragazze oggi vogliono. È vero, perché le spose vogliono essere anche un po', diciamo, sexy. Sì, ma vogliono, sì, anche godersi la giornata, perché non deve essere solo la chiesa, il matrimonio in, certo, sé, che è importante, però anche la festa che poi dopo si organizza. Allora, raggiungiamo il centro con Fausto Sarli e Alberto Terranova. Io vi ringrazio veramente tantissimo. Grazie a voi. A nome voi mio e di tutte le ascoltatrici che hanno così potuto ammirare i vostri abiti, veramente grazie e complimenti. E io vi do appuntamento a questa sera con Oltremoda e a domenica prossima con Domenica in Passerella. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille. Ciao, a questa sera. Ciao, ciao, ciao.